Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò delle fonti alimentari, in particolare fonti proteiche che io personalmente preferisco. È un discorso che mi è stato chiesto. Se vi interessa vi farò anche un video specifico sulle fonti di saccaridi, quindi di carboidrati, fonti lipidiche, quindi di grassi. Prima di iniziare vi ricordo che abbiamo aperto il nostro Rhino Nation, quindi un portale, una community, siamo più di 500. Grande conquista. Potete trovare video inediti, articoli e soprattutto i nostri log, quindi adesso che siamo entrambi, sia io che Giorgia e anche i nostri ragazzi in preparazione, potete seguirci passo dopo passo. Quello che facciamo dal punto di vista di allenamento, alimentazione, integrazione, postiamo veramente tutto e logicamente potete intervenire e fare tutte le domande del caso. Siamo là, aperti, vi aspettiamo. Allora, fonti proteiche. Sapete che io sono abbastanza maniacale non soltanto nella scelta delle fonti ma anche nella provenienza delle fonti. Quello che mi piace logicamente in fase di off season è anche andare a mangiare fuori, essere un po' più lascivo in determinati pasti eccetera, però il vantaggio che può dare una corretta scelta delle fonti è veramente unico. Quindi prima di capire quanti carboidrati mettere, quante proteine eccetera, cercate di capire anche da dove provengono, perché questo ha anche un impatto su la vostra capacità di digerirle, la vostra capacità di assimilare e soprattutto su tutti gli elementi eventuali pro-infiammatori che vanno a inficiare tutto il quadro, soprattutto in termini di sensibilità insulinica. Quindi capire dove andare a prendere quel che dovete mangiare è, a mio avviso, il primo step. Quindi prima la qualità, poi dopo la quantità. Allora, per quanto riguarda le fonti proteiche, il discorso è questo. Gli animali, quindi tutte le specie, anche l'Homo sapiens, tendono ad immagazzinare lo stress, se vogliamo, elementi tossici di vario genere a livello adiposo. Quindi nel momento in cui andiamo a scegliere delle fonti che sono tendenzialmente stressate, degli animali stressati, degli animali che vengono nutriti con elementi tossici che devono logicamente smaltire, che sono perfettamente magari in grado di smaltire, ma che creano tutta una serie di molecole che vanno a immagazzinarsi, allora tutto questo noi sostanzialmente ce lo mangiamo. E è questo il problema dell'utilizzo degli ormoni e degli antibiotici. Non è che se prendi, per dire, poi in Italia non si possono usare ormoni, però non è che se prendi una vacca che è stata riempita di ormoni allora è come se ti facessi il testosterone. Assolutamente no, però ci sono un sacco di elementi tossici, di metaboliti che vengono smaltiti, che devono essere smaltiti, che poi alla fine noi andiamo a mangiarci. Quindi da questo punto di vista, in primis, quando parliamo di proteine, il mio primo pensiero viene agli animali. Ora, logicamente se siete vegani saltate questa parte. Allora, per quanto riguarda la carne, innanzitutto bianca, che normalmente viene mangiata, noi personalmente utilizziamo o il pollo della San Bartolomeo, o io quello che preferisco è andare dal macellaio nostro di fiducia che ci fa arrivare il pollo ruspante, un pollo che è tenuto libero, ma libero nel vero senso della parola, perché purtroppo quello che voi leggete, innanzitutto il pollo bio è un pollo che mangia mais bio, però sta sempre in batteria, non cambia sostanzialmente niente. Il pollo allevato a terra è un pollo che sta a terra, banalmente. Polli allevati all'aperto hanno uno sputo di terra in cui stanno tutti attaccati, ma realmente non cambia niente. L'unico modo per essere sicuri del pollame è appunto avere un macellaio di fiducia che vi faccia arrivare del pollame che sostanzialmente viva felice. Il nostro nutrizionista Francesco Marinelli dice sempre: le uova, il pollame da galline felici. Ok, questo è un po' il concetto che lo riassume. Non è alla portata di tutti, me ne rendo conto, però realmente ragazzi, se girate sicuramente dalle vostre parti, ovunque voi siate, trovate un macellaio che o anche un'azienda agricola che abbia questa possibilità. E per dire, noi il pollo lo paghiamo 9 euro al chilo, quindi non vi pensate chissà quanto costi, ok? Perché logicamente andiamo direttamente al produttore, veramente. Ok, quindi questo per quanto riguarda il pollame. Però io personalmente cerco di ridurre il più possibile il pollo, anche perché quando ne mangio troppo abuso un po', soprattutto in combinazione con il riso, perché un elemento molto importante a livello digestivo sono anche le combinazioni degli alimenti, tende a darmi un po' di reflusso, quindi non è il massimo per me. Quindi questo per quanto riguarda il discorso del pollame. Altra fonte proteica in parallelo, sempre quelle più clean per noi builder, è il pesce bianco. Il pesce bianco lo limitiamo e tendiamo a prenderlo surgelato, banalmente. Se prendiamo del pesce grasso, allora in quel caso, quindi per esempio il salmone, allora in quel caso sempre, sempre selvaggio. Perché questo? Perché, come ho detto, gli elementi tossici vengono immagazzinati soprattutto a livello del tessuto adiposo.
Quindi nel momento in cui io prendo un pesce da allevamento, anche che sia grasso, avrà un basso contenuto di omega 3 e soprattutto avrà una serie di elementi tossici che sicuramente non voglio andare ad assimilare. Per cui pesce selvaggio, poi personalmente non è che mangiamo così tanto salmone, anche perché quello inizia a diventare un po' più complicato da reperire a un costo abbordabile e logicamente dobbiamo anche far fronte a un discorso prettamente economico. Quindi questo per quanto riguarda il discorso del pesce. Poi a me il pesce non piace in generale, quindi è veramente limitato in questa casa. In parallelo discorso uova, il discorso uova è analogo al discorso delle galline, quindi cercate di prendere uova da galline felici, e quando invece parliamo di albume, noi lo utilizziamo quello pastorizzato, ma non mischiate mai l'albume pastorizzato con le uova, perché fa un casino a livello gastrointestinale sostanzialmente. Quindi poi faremo dei video anche più nel dettaglio su tutto il discorso gastrointestinale, che approfondiamo poi all'Academy, quindi sicuramente ci sarà modo di approfondire. Però evitate di fare questa combinazione, evitate di abbondare troppo con l'albume pastorizzato, anche in questo caso è logicamente la soluzione più comoda, perché non possiamo buttare 37.000 tuorli a settimana, però anche in questo caso tendete a ridurlo. La fonte che io personalmente digerisco meglio è la carne rossa, può essere paradossale per molti, però è un discorso prettamente soggettivo, perché pure voi basatevi su quello che sentite meglio e digerite meglio, però io con la carne rossa mi trovo molto molto bene. La carne che noi utilizziamo è carne grass-fed, perché di nuovo tutto il discorso del tessuto adiposo che contiene elementi tossici, ma c'è anche un discorso di profilo degli acidi grassi contenuti, quindi un maggior contenuto di omega 3 che ha tutta una serie di risposta antinfiammatoria nel nostro corpo, quindi è una carne sicuramente positiva, carne rossa che paradossalmente, se vogliamo, impatta positivamente sul profilo lipidico ematico. Quindi generalmente cerco di dividere tra tutte queste fonti di proteine, quindi fonti proteiche, e però quella che tendo a prediligere di più è la carne rossa. Cerco di prenderla sempre magra, la ordiniamo il più possibile a Grass-Fed Italia, ma anche in questo caso abbiamo un macellaio di fiducia e dal macellaio, ragazzi, non la paghiamo tanto assolutamente, sta nei prezzi normali, basta semplicemente vedere la provenienza, perché di nuovo saltiamo uno step e andiamo direttamente al produttore. E poi a un macellaio, nel momento in cui gli ordini 20 kg di carne, il prezzo è quel che è, insomma, si rende anche conto e ci sono delle scontistiche. Per quanto riguarda la carne, noce, girello, tagli tendenzialmente magri, ma anche un po' più grassi quando si tratta di carne grass-fed. A me piace particolarmente farla macinare, quindi dico macinare noce, girello, eccetera, che come hamburger viene piuttosto stoppaccioso, però mi piace molto la combinazione riso con macinato magro, personalmente la adoro e mi dà molti meno problemi rispetto al riso pollo, paradossalmente. Però anche in questo, ragazzi, prendete come base quello che è la vostra risposta, quindi ognuno ha un sistema gastrointestinale diverso, alimenti a cui più o meno sensibile, quindi giocatevela su questo. Inserisco anche dello yogurt greco, comunque è una fonte di pre-probiotici, quindi sicuramente positivo da questo punto di vista. Inserisco anche dello yogurt greco come altra fonte proteica, molto raramente tonno in scatola quando è veramente pratico, perché al di là di tutto, ragazzi, praticità, non dico praticità in primis, però un minimo bisogna campare in questo mondo, sennò veramente la vedo difficile. E questo è sostanzialmente, a ridosso dell'allenamento, quello che vado a utilizzare sono le EvoPep, quindi le proteine in polvere della Yamamoto, idrolizzate, un altissimo grado di idrolisi, quindi è come bere acqua, una cosa fantastica. Infatti tendo a metterne molte molte a ridosso dell'allenamento, faccio due scoop prima e due scoop dopo, adesso in questa nuova alimentazione, in questa fase di prep. Quindi questo è un po' il discorso. Ora, per quanto riguarda il discorso digestivo, se avete scelto di stare a proteine tendenzialmente elevate, ricordate di inserire sempre un blend di enzimi digestivi ad ogni pasto proteico. Questo è quello che faccio io. Comunque sto sui 250, anche un filo di più, grammi di proteine, che sono meno di 3 grammi per chilo di peso corporeo, un peso di 95 kg, quindi inserisco sempre, per aiutare da un punto di vista comunque del gastrointestinale, gli enzimasic, che sono il blend di enzimi digestivi Yamamoto che utilizzo, ne ho già parlato sul video dell'integrazione. Quindi questo è tutto, scrivete qua sotto logicamente tutte le domande che vi vengono in mente e ci vediamo al prossimo video.